Refe, se completi questo livello ti do questo account. Ok, fratello, e vedo che c'è un cavaliere nero e me lo vado subito a prendere. Allora, raga, devo completare questo livello che sarà abbastanza difficile. Bisogna intanto superare tutte le macchine e alla fine bisognerà hittare un trick shot che dirvi che è impossibile, raga, e dire poco. Ok, io sono già arrivato, non so per quale motivo, sono troppo forte forse. Ma non come... sei troppo forte, proprio perché ci sono anche io. Attenzione, si parte, si vola, sparo qua, mi giro e sparo. Porco, come due, fra, ma è impossibile. Ma tu non hai capito, bro, è impossibile. Quanto tempo ho? Hai solamente 5 minuti di tempo, quindi vedi di impegnarti, eh. Ma stai scherzando, 5 minuti per fare questo livello qua? Ma tu sei fuori di testa, sei fulminato, bro. No, 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 devi riuscire adesso, se non riesci adesso è finita. Attacco di qua e scarabounce. Ma no, vecchio, no, 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 va troppo più lontano, ma stiamo scherzando? Let's go! L'ho fatto, lollone! L'ho fatto, l'ho completato. Hai visto? E vabbè, che dire, signor Refe, complimenti. Non pensavo ce la facessi. Raga, prima cosa, andiamo a vedere nel negozio oggetti se effettivamente ha il codice Refe. Let's go, signori, tutti quanti, codice Refe del negozio oggetti per supportarmi al massimo. E andiamo a vedere subito le skin, raga. Allora, già qua abbiamo il cavaliere nero, abbiamo il mietitore, signori. Abbiamo lì anche il nostro foundation pack, signori. Guardate che carino, leader squadra rosa. Abbiamo, beh, tutto il pass season 3, tutto il pass season 4. Raga, abbiamo la specialista delle scintille. Poi ovviamente abbiamo il nostro cavaliere nero. Raga, andiamo a vedere direttamente i picconi. E raga, io non ci credo che ci sia veramente questo piccone. Quello lì, no, raga, quello della PlayStation. Raga, questo pure è fuori di testa. Raga, questo account qua che mi ha dato Lollo è favoloso. Però raga, questo account è figo, sì, ma io voglio regalarlo a uno dei miei amici e quindi li andrò a far fare delle challenge, e se le vinceranno sarà loro. E beh, se completi questo escape room qui in 30 minuti ti regalerò l'account che ho preso prima a Lollo. Sei carico, uomo? Let's go! Dove devo andare però, scusa? Di qua, prego, livello 1. Se già partiamo in questa maniera in 30 minuti mi sa che non ce la farai. Tra l'altro il tempo è partito adesso. Questo escape room ti dico solamente che ha 75 livelli, fratellino. Vabbè, ho capito. Che mi metti in una scatola da topo e mi lascia lì alla fine? Che succede, scusa? È molto probabile che ciò accada. Ad esempio, qua non so già più dove si va praticamente. Attenzione, c'è un pulsantino. Allora, secondo me c'è qualcosa nascosto dietro i divani per qualche strambo motivo. Tipo qua. No, non c'è qua nulla, cacchio. Allora, l'ho già aperto io, ovviamente, l'armadio, idiota. Ok, qua c'era qualche piccola difficoltà, sinceramente. Mi serve solamente un altro tasto, sinceramente, che penso che ci sia. Bro, ma io l'ho già superato sto livello. Ma che sei scemo? Beh, sì, il tempo scorre, sono già passati 3 minuti. Ma mi hai messo in una scatola per top? No, non ci credo, attraverso il quadro. Ferro, è il momento della tua challenge. Se riesci a fare in questa partita più di 16 kill, vincerai l'account col cavaliere nero, bro. È tutto tuo. Ok, tanta roba, peccato che la sera si trovano pro player. Io in tutto questo ho 70 di ping. No, l'ho fatto assolutamente apposta. Ma che io apposta? Ma che dici? Cosa ti meriteresti? Non dico cosa ti meriteresti perché è meglio. Sei libero di dirlo, sei libero di dirlo. Non lo dico. Tanto, perché l'account col cavaliere nero te lo prendi su per il... 16 kill, ok, ok. Ok, 16 kill. Okay. Ah, mi piace metterti aggressività. Guarda, guarda la gente dice questa cosa. Se te li fai già tutti questi sono 8, bro. Entra per prima in quella casa, bro. Ci stanno due team. Bro, ma fammi vedere che sei tu quello più forte del gruppo. Fammi vedere che sei tu quello che porta in alto il noi. Fammi vedere, bro. La situazione non è così bella. Non mi rompere le scatole, Refe. Zitto un attimo. E col cazzo che sto zitto, bro. Io ti devo far perdere. Non so se l'hai capito. Lo so, lo sto sentendo. No, Refe, Refe, non aprire qua, per favore. Oh my god. Allora, qua secondo me è questo, bro. Questo qua, questo qua, questo qua. Let's go. Ciao, bello. Ora qua, da dove devi andare, secondo te? Best, dai, qua in alto, palese, tac, fratello martello. Allora, e come ci arriviamo là in alto? Allora, potremmo fare un po' di tapirulan. Allora, no, secondo me questi sono dei palloncini. A livello, hai capito il bro? Happy birthday. Dove cazzo... Dove devo andare? Ah, eccolo! Sì, ma è facilissimo. Non potete darmi una mappa più facile, letteralmente. Bro, ti ripeto, sono i primi 12 livelli qui. E ora c'è qualche piccolo problema. Ok, let's go. Pure qua, fratello, devo ammettere una cosa. Mi dai l'account subito o la chiudiamo qua? Non ho capito. Allora, ti dico già che l'account non te lo darò, anche perché sono passati già 7 minuti, bro. E guarda che è solo mezz'ora di tempo per completarla. E qua non so come si va avanti, te lo dico. Scusa, ma te mi vuoi far perdere veramente? Io pensavo che una possibilità me la davi. Dai, vabbè, una possibilità su un milione, magari. Sì, dai, ma vai a quel tal paese. Guarda quanto ti vuoi. Sì, sì, avanzatelo. Sì, sì, sì. Guarda, solo perché sono buono l'ho craccato al posto tuo, fra. Solo perché sono buono. Non hai capito come mi sono salvato piuttosto. Porca di quella vacca, sta partita sarà impossibile. Lo dico io come ti sei salvato. Grazie a Refe che ti ha sparato, fra. Non ti preoccupare. Metti una build dietro. La lanciamo. Dai, lancia. Ok, almeno questa, bravo. Zio, però adesso non è che mi devi andare contro. Cioè, nel senso. Bro, ma sei un pro player. Sei fortissimo. Figa, vedi essere forte. Grazie. Zio, è la prima partita del giorno. Sono le 9 di sera. Sono stanco. Sono appena tornato. Ma sono cotto. Aspetta, zio, non è giornata. Aspetta, lo sto notando. Lo sto notando. Sulla lista delle cose che non me ne frega.
Fra, incredibile. Ragazzi, ma qualcuno... Veramente, scrivetegli nei commenti la simpatia che sta utilizzando in questo momento, perché è mostruoso, zio, è bellissima. Oh, let's go. Siamo finiti in Stranger Things. Ok, adesso roba. Parte la vera escape room, raga. Praticamente da questo livello saranno tutti impossibili best. E ti dico solamente che hai ancora meno tempo di prima, praticamente. Ce la faccio, fratello. Easy peasy lemon squeezy. Siamo nella dimensione alfa beta ceta, la famosissima che hai visto nel film quello lì, capito? Sono esperto di queste cose io. Però io non so tu dove stia andando, ma non mi sembra la giusta direzione. E ti manca un quarto d'ora. Ah, se continuiamo a girare intorno a questo palo, prima o poi dovrebbe cambiare qualcosa in teoria. Allora, bro, sinceramente, secondo me qua stai andando proprio fuori strada, ok? Questo qua è il livello 27. Per me, da come ci ha abituato ormai questa escape room, qui da qualche parte c'è un passaggio segreto che manco riusciamo a vedere, fra. Oh, let's go! No, ma bastava fare questo, ma siamo scemi, fra. Eh sì. Allora, ora, qua, secondo me, bro, ti spiego già come funziona. Si salta sopra il tetto. Non l'avrei mai detto! Andiamo! Verso l'infinito e oltre! Wow! Stai calmo, bro. Ti mancano solo 10 minuti. È inutile che fai il fenomeno. Fratello, non hai capito, voglio nulla, il mio account. Non mi devi rompere le palle. C'è la ghoul troop. Cos'è che c'è in quell'account? Scusa. C'è il cavaliere nero, bro. Cavaliere nero, il mietitore. C'è anche tutto. Il panino. C'è anche il panino. Ovviamente no. C'è la mucca, però. Raga, mi raccomando, se ci fate i negozi oggetti, codice refe. Scusami se te lo dico, però. Era da fare. Ho craccato once. Mash parate. No, è un pippone. La mia wifi è una pippone. Cioè, nel senso, che devo farci io? Guarda, io lo replace al primo, tanto. Ma sono tutti e due, guardalo. Avessi io quella... No way. Io sono ucciso, sono morti. Ha uno di vita, ha veramente uno di vita. Mamma mia, io sto zitto che è meglio. Sei imbarazzante, te col tuo ping. Se avessi io il tuo ping, li mangerei come dei grissini. Invece mi ritrovo con 80 di ping. Ma guardate che schifo. Sono giusto una persona da me, ok? Ok, andiamo a rubare la kill affair. Allora, come si fa? Come si faceva? Spiegami un po'. Allora, guarda, questi prendo io. Mamma mia, stupido. Ma almeno questi sono riuscito. Prendo, tieni per te. Guarda cosa tiro. Sì. Dammeli, ti prego. Dai, fatti sta kill. Godo. Che cacchio devi godere, frate? L'ho fatta fare praticamente. Oh, porca paletta, questo qua mi stava killando. Allora, te lo dico, sai che comunque, ma chi è che ha fatto? Perché devo arrivare a 16 kill? Scusa. Perché l'ho deciso io nella mia challenge. A uno! No. Basta ammazzare a me! Ferro, fatti sto Q! Sto Q, ma che cavolo? No, ci sta un altro team! Io sono morto! Non posso. Vabbè, Mongral! Ma vabbè, due Mongra, mandatemi a quel tal paese. Che sfida di merda che mi hai fatto. Fratellino, fratellone, fratelluccio. Allora, dato che ti manca poco, ho scoperto come si va avanti. Prego. Non ci posso, era la sabbia. Fratello, sapevo che era la sabbia fin dall'inizio. Allora, ti dico solamente una brutta notizia, ok? Ti mancano letteralmente 5 minuti. Per fare i due livelli. Cioè, due livelli, sì. No, per farne letteralmente 41. Dai, ma una mappa più breve, no! No, tu devi darmi la mappa quella lunga, quella difficile. Ma col cacchio, fratellone, che ti regalo il mio accountone bellissimo, preso ovviamente con tanto impegno e tanta fatica, perché dai, è inutile che balli come un idiota, raga. Proviamo a vedere se Ferro avrà più fortuna e intanto vediamo anche se Poa ce l'avrà. Poa, se competi questa terra in meno di 10 minuti ti regalerò l'account. È la tua ultima possibilità, bello, vai. Oh, corro. Ti dico solo che il tempo è già partito, il tempo è già partito, bro. No, sono 10 minuti precisi. Zio, sono già morto, zio, non ci credo. Ma che sei scemo, bro? Ma è troppo facile sta terra, zio. Ma che facile, aspetta un attimo, che non mi ha ancora mai visto partecipare seriamente. Ecco, vedi, adesso sto già facendo meglio. Guarda la potenza del vero fenicottero rosso. Cioè rosa. Io sono morto, porco mondo. Godo, ce la faccio prima, signori. Poma vince il fenicotterone. Ferruccio, guarda dove ti ho portato. Bello. Sì, ma all'agenzia, siamo all'agenzia. La domanda è, ti posso killare o devo far allora, finta di nulla, bro, come al solito? Se sei forte, ok. Se sei forte vinci 3 round contro di me, ti regalerò l'account, d'accordo? Ma è diverso, cioè li potrei vincere basic adesso, in un secondo, veramente. Cioè mi dispiace dirtelo, Refe, ma al contrario della partita c'ho pure 38 di ping, buonissima come cosa. Oh, son tornato a te, sei ancora a sto livello, ma sei ancora troppo indietro, brother. Ma cosa sono indietro? Guarda, sto facendo il pro player io, vedi, sono già avanti. Porco, se quello è essere pro player, fra, non oso immaginare cosa sarebbe un nabbo, onestamente. Vabbè, senti, non rompo, ok? Qua ci sono le
le palle del cacchio. Zio, allora, per adesso sono primo, ti ho superato, ok? Ma tu, la vera domanda è, stai partecipando? No, no, quello che non hai capito è che a me non interessa essere primo, secondo, terzo o quintultimo. Tu devi completare 10 minuti e spoiler, hai solo 7 minuti ancora. Aspetta un attimo, 2 minuti e 30, c'è tutto il tempo del mondo, no? Hai voglia, tutto il tempo del mondo, fratello. 7 minuti non sono un cacchio, te lo ricordo, Ma sai cos'è il problema? È la voce di questo qui che mi irrita. Ogni volta che muoio. Ma è finito il culo. Fenomenale, brother, fenomenale. Se guarda, non solo veramente... non fosse che in questo momento in refezione sarà veramente talmente tanto carico da ammazzarti che ti giuro ho un problemino alla wifi. Anch'io un attimo, sì, ma problemino alla wifi, fra, un problemino alla wifi, incredibilmente. Oh no, l'ho ucciso, let's go. E raga, allora Almo, ne hai vinto uno di round adesso, allora, non è che hai vinto. Allora, allora, chill bro, chill, nel senso, non parlare con chi ti uccide, per favore, ok? Ma sei ancora lì, fra? Dio no, ti prego, non ce la faccio più. Bro, sono passati 5 minuti, mi manca ancora tutta la mappa. Tu, bro, mi sa che l'account proprio non lo vedrai mai. Oh, mai. Senti, potrei avere un account tanto più bello di quello che mi stai mostrando, hai capito? Sì, tipo di un account col cavaliere nero che tu potresti avere. Senti, senti, è meglio il fenicottero rosso, il fenicottero rosa o il cavaliere nero? Dimmelo te, dai. Allora, ti dico, la mucca in totale. Onestamente è meglio la mucca. Ma comunque, fra un cavaliere nero e un cavaliere nero, e mi sa che così tu non lo avrai mai. Zitto, 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 non rompere che ci sto morendo tutte le volte del mondo. Poi vediamo, ci muoio 5 volte in più. Guarda, buonanotte. Comunque ti mancano 5 minuti, quindi vedi un po' di farci. Anzi, meno di 5 minuti, vedi un po' di tryhardare, brother. Io, se vuoi ti do una mano a superare questo, proprio. No, tranquillo, però... tranquillo. Tu non so se la conosci la tecnica del castoro arrugginito. Lo vuoi vedere? Il castoro arrugginito, guarda quello completo. Il castoro arrugginito. Il castorone, signori, il castorone. La fine del mondo. Il castorone. Allora raga, terzo round, lo dico già, se vinco questo ho vinto io praticamente, quindi andiamolo a prendere. Andiamolo a prendere immediatamente, Ferruccio. Non ti darò un attimo di tregua, non camperai neanche un millisecondo, fratello. Ma guarda, io non lo sento il delay, penso. Come fai a non sentire il delay, bro? È assurdo. Guardalo, guardalo, mamma mia. Te il tuo delay saresti già, saresti già fritto, frittelle a brandelle. No, ma guarda, mi fai editare sto cazzo di mappa. Ma allora, guarda, no, non so. Io sono stavo, cioè, io stavo trollando fino ad adesso, brava. Io ho un problema veramente. Vieni qua! Raga, ho vinto io. Sta mappa c'ha troppo di lei. Facciamo che il cavaliere non te lo becchi manco per le palle. No, davvero, guarda, Refe, ma se avessi vinto, non me l'avresti dato comunque, ti rendi conto? Ah, dico, non lo prenderà neanche Poa, probabilmente, quindi. No, davvero, neanche Poa. Non lo prenderà nessuno, raga, se non te. Raga, vediamo un po' Poa come è messo e poi vediamo chi prenderà l'account. No, il cacchio, sto cacchio, bella, sto cacchio! Ti mancano meno di 3 minuti, fra. Ce la farai? Non ce la farai? No, non ce la farò, te lo dico io. Sai perché? Perché questo gioco mi vuole male. Io sono forte, ma zio, ma questo gioco mi vuole male. Mi vuole far vincere il cavaliere nero. Ti dirò che questo gioco fa bene a non volerti far vincere il cavaliere nero. Comunque ti do uno spoiler: se tu entro questi 2 minuti e mezzo ormai non la completi, non lo avrai comunque, quindi allora zio, aspetta, non è ancora finita, perché comunque io ti ricordo che c'ho ancora la tecnica del cammello saltafiori. Tu lo conosci? Cazzo, no, il cammello saltafiori no. Però conosco la tecnica del coso che ti dà un cazzotto in faccia e vai a finire dall'altra parte del pianeta. Zio, quella è quella che è preferita di Best, te lo dico io. Sai perché è preferita? Perché lui adora ricevere le cose in faccia. Comunque, attenzione, Refe, sono quasi alla fine. No, non è vero. Porca boia, se questa è la fine, allora mi sa che siamo tutti fritti, Oh, ti mancano 50 secondi a partire da adesso. Pensi di riuscirci? Perché dobbiamo tutti rispondere a questa domanda quando sappiamo già tutti qual è la risposta? No, ovvio che no. Cioè, zio, allora, sai cosa ti dico? Mi arrendo adesso, 30 secondi dalla fine. Non do capito, non raga, dai. E anche Poa ha buttato il suo account. Vediamo un po' se Fer riuscirà a completare la sfida. Se no, raga, l'account forse me lo potrò tenere io. Lollo, in questo momento siamo sull'indovina chi di Fortnite. Se indovino la tua skin mi terrò l'account. Se invece la indovinerai tutto, lo dovrò ridare, va bene? Ok, va benissimo. Allora, signor Refe, la sua skin per caso ha la barba? Sì, 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 ha la barba, la barba, la barba. Ok, quindi vado a togliere tutti quelli senza barba. Ok, ho fatto il colpo grosso qua. Ok, è arrivato il mio turno e la mia domanda invece, Lollo, è molto più semplice. La tua skin è una femmina? No, il tuo personaggio indossa degli occhiali? Cazzo, sì, indossa degli occhiali, okay, non è possibile. Ok, perfetto così. Potrei tirare ad indovinare. No, dai, mi lasci un altro round almeno, ok? Va bene, dai, ti lascio un altro round. Solo allora, perché sei tu. La tua skin, Lollo Pollo, sì, ha i capelli corti? Sì, la mia skin ha i capelli corti. Let's go, let's go, let's go. Allora,
Prima cosa, potevi vincere in un modo che poi ti dirò e ti farà ridere. Seconda cosa, la tua skin ha una cresta? No, fai la domanda, fai la cosa ultima, dai su, hai due. Ah, indovino direttamente. Indovina, vabbè, vai. Giona, è palesemente Giona. No, hai sbagliato, non ci credo, oddio. Come ho sbagliato? Oddio, hai sbagliato, oddio. Ok, vabbè, devo indovinare adesso io. Allora, intanto, prossima domanda, censuriamola bene questa. Abbronzata. È abbronzata? Sì. Ok. La tua skin è Kevin. Sì, la mia skin è Kevin. La tua skin è non Kevin. È giusto. Ho vinto l'account, raga. Ho vinto l'account. Non ci credo, raga. Mi raccomando, voi iscrivetevi al canale. Codice RF nel negozio. Ciao, ti saluto. 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 Ciao, ti saluto.